all'8 settembre le migliaia di persone che partecipano a San Giacomo in Festa avranno la possibilità di visitare nei locali dell'asilo l'esposizione La Casa dei Tarocchi. È la nona edizione di questa iniziativa curata dalla collezione Costenaro, ogni anno con un'accezione particolare. E queste sculture ceramiche sono state esposte all'interno di armadi. Proprio questi armadi rievocano la casa, ma anche la persona, la sua interiorità, e le porte, quindi queste porte che vengono come una sorta di carte che servono per dischiudere quelli che sono i sentimenti, l'interiorità delle persone. Siamo entrati con i ragazzi nell'intimo degli arcani maggiori, non tanto per una lettura delle carte, ma perché gli arcani nascondono delle cose veramente intime. Gli autori delle opere sono gli alunni della quinta D del liceo artistico De Fabris di Nove. Dall'anno scolastico 2007-2008 giacevano nei magazzini della scuola e ora entreranno stabilmente nella collezione Costenaro. La tecnica usata è detta alastra. Praticamente viene preso dal pacco, dall'impasto, viene fatta una sfoglia, spessore più o meno 7-8 mm. E dopo hanno realizzato queste opere qua, unendo tutti i pezzi, tutte le lastre. Sono state cotte alcune attorno ai 1000 gradi in due cotture. Prima intorno ai 1000 gradi e la seconda qualcuna è arrivata a 1200, dipende un po' dalle forme e dalle decorazioni. Ai visitatori più piccoli sarà regalata una matita, ma anche la possibilità di esprimere la propria creatività. Sono degli omaggi per tutti i bambini, le famiglie, le persone che verranno qui in mostra e si metteranno in gioco creando dei collage con gli arcani maggiori partendo da delle schegge multicolore.